Siamo. Eccoci qua. Eccoci qua. Buongiorno, buon lunedì, lunedì 2 agosto, ragazzi, siamo arrivati quasi alla fine dell'anno. Scusa, è inutile che ti dica che ormai Io un attimo vengo qui, va, così sono racconto un po' di fortemente ripresa, sì. ginnico oggi. In che senso? Ah, sì, siamo tutti centometristi, Ah! tutti Come avevi che mettere a Bolt, Bolt? sì, come la foto con me, Jacob. Between the sheets. Eccoci qua. Per Quindi, chi ha preso la pioggia ieri, complimentoni. sì, ne è venuta tanta, sì, in certi momenti è venuta forte. E temperatura non particolarmente calda questa mattina, 18 gradi in Alessandria, nuvolaia che corre, però sembra che il cielo sia bello Ma luminoso. no, è una meraviglia. Sembra che il cielo sia luminoso, quindi dovrebbe Una essere una buona meraviglia. cosa. E vi facciamo vedere subito la prima pagina del Corriere della Sera, l'abbraccio di Eccolo lì, Palmieri e e Jacobs. La stampa che ovviamente parla dei 2 ore di ieri. C'è una pagina, una controcopertina, se Sì, non ho fatto una apposta. controcopertina. Questo Jacobs è veramente una furia di vita. Buongiorno Roberto, anche a te auguri, buon 2 Buongiorno agosto. anche Serena Tettoni. Giorgio, ripeto, buongiorno, buongiorno Serena, buon agosto a questo punto. Possiamo augurarvi. Giorgio, ricordati che è un anno in più. Opla. No, era così per dargli È bello benvenuto nel club. avere degli amici come Riccardo, che ti È ricordano. un anno in più, benvenuto nel Sì, club. ok, va bene. Va bene. Va bene. Dunque, Ecco. allora, cominciamo subito, togliamoci subito il discorso delle Olimpiadi. Io Togliamocelo, l'ho se vuoi visto, cioè, sono stato togliamo. alla televisione, ho avuto la fortuna, devo dire, Io l'ho visto e in devo dire diretta. che è stata una fortuna, cioè Sì. ha ragione che ha scritto che chi l'ha visto ha visto una cosa che per l'Italia non capiterà mai più. Vincere le due gare top dell'atletica, perché comunque salto in alto e i 100 metri sono i 100 metri la gara regina dell'atletica per antonomasia, e il salto in alto, beh, sono tanta roba. E sono state vinte veramente, veramente bene. Cioè, dei In ragazzi pochi che, minuti di distanza, ma tra l'altro. senza la fatica da dire un No. caso ho vinto, no. Ecco. Jacobs è uscito con una forza che sembrava un trattore, ha superato tutti dai 30-40 metri in poi, ha avuto una progressione Sì, perché non incredibile. so se hai notato, ha la gamba sinistra più sviluppata della destra per la spinta che dà probabilmente all'inizio. E All'inizio. barcolla un po' all'inizio, cioè Sì. deve essere talmente Tra forte la l'altro spinta. sentivo che la reattività allo sparo per lui è stata inferiore a quello che è arrivato secondo, quindi ha perso 2-3 centesimi solo dalla spinta Sì, inferiore, poi però poi ha avuto una progressione una progressione che è incredibile. stata una roba veramente. Un ragazzo si vede proprio Sì, serio, alla mano, sì. Dice la stampa che si allenava estremamente. anche in provincia di Alessandria, nelle palestre di Novi Ligure, e per arrivare a quel punto sono convinto che comunque di allenamento ne ha fatto tanto, Sì, perché a parte vedete come che me, fisico ha. io e lui ci siamo allenati l'anno scorso, nel 2020. Mi ha detto per favore vieni a allenarti con me, ho detto vai se proprio vuoi. Avevamo anche una macchina speciale, lui l'adoperava meglio di me, una macchina speciale per correre dentro a 50 km all'ora, cioè lui doveva raggiungere la macchina, se non raggiungeva la macchina vuol dire che non era arrivato a 50 km all'ora. Ma andava veramente, c'è una spinta progressiva. Io ho detto 40, guarda che. 43 km, Va a finire che poi vinci facendo così. No. 43,3 sono i chilometri all'ora che ha Sì, raggiunto di punta di nella corsa, che punta. era la fine della spinta. Quindi È 43,3. una roba. No, adesso a parte di scherzi, ha proprio questa macchina, l'hanno fatta vedere ieri più volte, che non so come funzioni, ma che lui deve raggiungere per poter raggiungere questa Certo, velocità. comunque. Allora, Giova Rossi di prima Oh mattina, buongiorno. là là, è bello lunedì, lunedì prende bene. Buongiorno Patrizia, dici com'è la situazione in Tunisia? Non si Ecco, parla di. facci stare tranquillo. Vedendo dal Dal guantino guantino si che direbbe. per voi ricchi va bene. Non Ah, non dirlo, si dice? non si dice. Per voi agiati, Per voi agiati, per voi coperti, agiati, coperti dal dal console, console. perché sai, il console, È ho visto che console, nuota Pacifico, quindi coperti da console e avete una bella vita, dai. Quindi,
due veramente grande emozione. Devo dire che Tambere, che piangeva come se fosse una fontana, alla fine è andato là col gesso, se l'è portato dietro, se l'è portato dietro il gesso di 4 anni fa 5, adesso ormai, io me lo ricordo quando facevo il commentatore assieme al commentatore alla Rai, era stato invitato dalla Rai proprio per dargli un po' di... Si era fatto male pochi giorni prima di partire per Rio, Rio de Janeiro. Sembra una vita fa. Quanta emozione, è vero? Che chi è stato davanti alla televisione ha goduto di questa serata, tra l'altro, di questo pomeriggio. Tra l'altro ho visto il rapporto di Tambere con tutti, sono andati tutti a congratularsi con lui. La saltatrice del triplo dell'Ecuador. Sì, questo ragazzo che con lui ha diviso l'oro era pacifico. Io non l'avrei fatto, anche se stato al posto di quello, non avrei fatto la gara che arrivava primo, perché tanto mi prende a danno l'oro, che me ne frega di dividerlo con un altro. E poi tutti sì, devo dire che è un regolamento strano quello, perché secondo me c'è un vincitore, non so, però vedi che la combinazione ma per carità, io non discuto, dico solo che è strano, va bene così. Comunque io e te vinciamo sempre l'oro, sempre loro insieme, sì. Sempre loro. Hai visto che però lui si sono abbracciati, sono, per esempio, se facciamo qualcosa alla Cascinotta prendiamo l'oro assieme. Loro, noi e Andrea Taverna, perché comunque anche lui vince. Ah, triplo oro. Triplo oro, triplo oro, perché a quel punto... Anche lui vince, eccolo qua, la Cascinotta, qua c'è ancora del 29 luglio, ma ci sarà anche ci saranno anche le serate d'agosto, agosto meraviglioso, la Cascinotta con The Double. Il 5. 5 di agosto, la data è 5, ok? The Double 351. Essendo oggi il 2. Esatto. 351 no. 560 8575, ripeto, 351 560 8575, per prenotare, grandissima serata. Se vissiamo quella di giovedì scorso con l'atmosfera che c'era, è stata meravigliosa. Serata all'aperto, questo è uno degli spazi che la Cascinotta riserva per commensali. Questo è uno dei piatti, tanti taglieri di stuzzichini che vengono portati per la pericena. Ragazzi, è tanta roba, veniteci a trovare, cominciate a programmarvi. Il giovedì sera non potete ancora andare al mare, dovete lavorare venerdì. Sì, purtroppo. Siete liberi. Purtroppo non potete andare al mare, non vi invece, lasciamo. Se invece settimana lavorate tutte e lavorate anche la prossima, il venerdì vi diremo dove andare, ma ve lo diciamo dopo. E tra l'altro poi... noi avremmo vinto anche l'oro per la nostra presenza al Marengo Museum, perché siamo sempre là. Siamo sempre là? Sì, sì. No? Sì, è sempre aperto. È sempre aperto. Certo. Guarda che l'ultima volta ho visto anche le paperotte, c'erano delle papere che andavano nel mare. Ah, non erano papere? No, direi di no. Vabbè, dai. Vabbè. Allora, siamo entrati nel semestre bianco, giusto? Dal 3. Domani. Comunque, voglio dire, ormai o lo fai cadere oggi il governo o non lo puoi far cadere per 6 mesi. C'è il problema che per i prossimi 6 mesi ci sarà il peggio della partitocrazia, si vedrà. Ecco, ma io invece mi permetto di dire che se i partiti per una volta, riuscissero ad adoperare questo semestre bianco per farsi un lifting preciso, la gente poi verrebbe a votare più volentieri. Ci sono le amministrative, quindi devono far vedere chi ha la cresta più alta, quindi no, non penso proprio. Giulio Fabio Segate, buongiorno, è 2 d'agosto, è vero. Andrea, stasera 21.45, sì. Chiesa collegiata, aperta per visite. Ecco. Tenetevi liberi, Novi Ligure, chiesa collegiata bellissima. Con Flaminio viene di sicuro, me l'ha detto, e io cercherò di esserci assieme a lui. Probabilmente che venga Riccardo, ma comunque io cercherò di essere con lui. E Marietto, buongiorno, benvenuto. Comunque tutti a Novi Ligure, perché ne vale veramente, veramente la pena. Siamo stati, l'abbiamo vista e sentita raccontare, tanta roba. Ma scusa un attimo, perché il 2 d'agosto dovremmo avere auguri?
auguri nel 2 d'agosto di Segati. Perché cosa c'entrano quegli auguri lì? Il 2 d'agosto può che sia un... Dici qualcosa, perché il 2 d'agosto me lo sono perso. Può che sia. Comunque... Magari una giornata particolare. Scusami, ma adesso mi sta venendo fuori anche un altro idolo micidiale. È interessante, questi deputati dei 5 Stelle sono delle meraviglie. Sì. Abbiamo scoperto che c'è una certa Antonella Papiro, deputata, sì, che sì, è famosa per le sue conoscenze, le sue competenze, dice che la riforma della giustizia sarebbe un abominio. Adesso dobbiamo cercare... La riforma della giustizia sarebbe un abominio. Bisogna cercare Antonella Papiro che competenze ha per dire queste cose. Ma da abominio di che? Abominio. Abominio di che? La riforma della giustizia. Io voglio sentire un attimo Antonella Papiro. Dove è stata eletta? Che competenze ha? Che competenze ha, perché dire una cosa così. Ecco. Comunque, ci sono i malumori nelle 5 Stelle, c'è un'intervista che vi invito a perdere sulla stampa a Conte, tanto sono tutte cose che lui non deciderà mai e non è importante che proponga, ma tanto non ne passeranno mai. Cominciano la guerriglia del semestre bianco. Malumori dei 5 Stelle dicono che non voteranno la fiducia che comunque verrà posta da Draghi, a loro non piace, a loro piacevano il fine pena mai, quindi i processi infiniti e tenere della gente sotto scacco per tutta la vita. Se erano loro erano i giudici che sbagliavano, se erano gli altri erano dei delinquenti. Bisognerà vedere, da oggi bisognerà ragionare sulle posizioni dei 5 Stelle, sulla forza effettiva di Conte, che sapete che è un suo tentenna infinito, e avere anche una base un po' ondivaga farà passare tutte le paturnie. Intanto da oggi comincia anche la campagna contro gli sbarchi dei clandestini di Salvini, visto che siamo nel semestre bianco, e vuole che la Lamorgese si dia da fare per bloccarli, ma abbiamo visto da quando c'era il precedente governo rosso, giallo-verde, no, rosso-verde, che giallo-rosso, vabbè, comunque. Ha deciso, no, faccia pure con comodo, no, giallo-rosso, sì, viola-arancione. Come si sono rossi e i 5 Stelle sono gialli. Sì. E giallo-rosso che... la Lamorgese è stata messa lì per far venire più clandestini possibile, ha aumentato la dotazione per i primi sbarchi alle COP, quindi dovevamo mantenere un po' di gente, è stata messa lì apposta, quindi che intervenga a limitare gli sbarchi, niente. Ma non sappiamo, magari arrivano ordini nuovi, momenti nuovi, ordini nuovi. Sì, magari. Allora, è passato un anno da quel terribile scoppio a Beirut. E Beirut ancora non si è ripresa, vi ricordate un anno fa? Sì. Ah, già. Al porto di Beirut ci fu questa esplosione apocalittica, cioè un deposito non permesso di bombe al fosforo, di bombe al fosforo in un container. Fosforo. Comunque è stata una tragedia per metà città, sì, e ancora oggi è ancora sventrata adesso. Sì, i segni sono palesi. Un paese veramente martoriato ormai da decenni e che non riesce più a fare il salto, se consideriamo che il Libano era la Svizzera del Medio Oriente. Sì, sì. E così veniva chiamata da tutti. Cristiani e musulmani, e interessi misti. Poi il problema dei 5 Stelle che non sanno qual è la capitale del Libano, quello è anche un... Non ha aiutato, Non ha aiutato, perché nei quiz avrebbero potuto vincere, invece non hanno vinto, quello non è bello. Però erano solo quelli che erano destinati al Ministero degli Esteri, che non sapevano la geografia, non conoscevano la geografia. Quindi. Intanto, scene patetiche in Parlamento... Ostruzionismo e Olimpiadi, quello che hanno fatto di importante ieri è guardare i risultati delle Olimpiadi, le gare, e poi intanto andare in aula a votare. Ma quindi questi sono i vostri parlamentari, Papiro e tutti gli altri, quelli che
ai quali delegate la produzione legislativa. Direi che buongiorno siamo anche a Giulia Alessio che si è unita. Veramente messi male. Buongiorno, buongiorno Giulia, benvenuta, buon agosto anche a te. Devo dire che Conte ha detto Draghi ascolti 5 Stelle, il reddito di cittadinanza non si tocca, ma su questo non avevamo dubbi, cioè se mai ci fosse stato un dubbio, il dubbio era cosa diranno nella decrescita felice i 5 Stelle? Perché l'unica cosa a cui sono capaci è la decrescita felice. Perché io voglio dire, ma come si fa a pensare che possa crescere un paese continuando col reddito di cittadinanza che mette il PIL pro capite, che la gente non sa cosa vuol dire il PIL pro capite. Il PIL pro capite è la vera crescita di un paese. Tu non ce l'hai sul PIL nazionale, che non vuol dire assolutamente nulla o molto poco. Ce l'hai sul PIL pro capite persona. Pensate, gli Stati Uniti hanno un PIL pro capite triplo di quello italiano. Triplo. Allora, perché tutto questo avviene? Avviene perché c'è lavoro, c'è reddito, c'è crescita. Se noi continuiamo a pensare che con la non crescita, perché il reddito di cittadinanza è non crescita, è sopravvivenza, a stento. Sì, ma io però non lavoro. E in più lavoro nero. Lavoro nero, quello sì. Tra l'altro, ha ragione Maurizio Bensi che i 5 Stelle in qualunque materia, se non è capace di rispondere, sanno poco, tipo la papiro. È interessante il discorso proprio sui 5 Stelle che erano contrari alle vacanze, dicevano che i deputati sono pagati tanto e devono lavorare continuamente. Cosa ha detto ieri Bonafede, esponente di spicco dei 5 Stelle? Cartabia, io parlo solo di vacanze, quindi i 5 Stelle quando sono entrati nel palazzo... Come io parlo solo di vacanze? No, a loro interessa solo le vacanze adesso, 5 Stelle. I deputati prima di loro non dovevano andare in vacanza, adesso loro parlano solo di vacanze. Quindi capite l'ipocrisia di questa gente che poi, vabbè, sono ma tutti... Ma no, ma forse era una provocazione. Dai, figurati. Stanno facendo velocemente i voti per cercare di andare via. Dunque... Maurizio Bensi, i 5 Stelle non sanno niente. Ibiza, Mykonos... In qualunque materia siano chiamati a rispondere. Benissimo, benissimo. Il governo va avanti su MPS. Te pareva che non c'era il regalino di agosto? Allora, ricordiamoci... il regalino di agosto? Ricordiamoci una cosa, scusa. Sì. All'Italia ci è costata 9 miliardi negli ultimi 5 anni. 9 miliardi. 9 miliardi. Monte dei Paschi negli ultimi 5 anni... ci è costata 17 miliardi. Ah, però. Ecco, per dire, e tutto questo regalati al PD, perché lì ha il suo feudo di elezione, per cui, per esempio, l'ultima operazione di Padoan, che adesso è presidente dell'Unicredit, che dovrebbe assorbire Montepaschi, è stata quella di far acquisire dallo Stato Montepaschi, dalle 5,4 miliardi di soldi, di dotazione di capitale sociale, che si sono ridotti in 2 anni dell'85%, quindi noi abbiamo perso anche quello. Padoan è stato eletto a Siena, nel PD ovviamente, e adesso le elezioni suppletive a Siena sono perché Padoan si è ritirato e deve essere eletto Letta, che quindi avrà promesso ai senesi di dare nuovamente dei soldi per il Monte dei Paschi. Adesso che arriva Rossella, Padoan si sia ritirato è difficile. No, ha dovuto dimettersi. Da MPS? No, aspetta, Padoan si è dimesso da parlamentare. Ah, certo. Era presidente certo, di Unicredit. Certo, poverino. Quanto prende il presidente dell'Unicredit secondo te? Penso che stipendiuccio gli viene? 130 mila euro all'anno. Un deca al mese? È abbondante, sì. Abbondante. Netti? Penso, adesso se... Beh, so che avevano fatto una... Vabbè, insomma, era così. In passato era ancora di più, mi sembra che fosse 360 mila euro. Però so che hanno fatto una guerra sui compensi, infatti Rossell prende 7 milioni e mezzo, ma è passata la delibera di forza. E hanno ridotto un po' i compensi di tutti gli altri. Ma sì, ma mette anche che ne prenda 200 mila, comunque. Si sta bene lì. Certo.
Tesla sul... Allora, Antonio Castiello, buongiorno. Le bottiglie, quali bottiglie, Antonio? Dici un po'. Non capisco quali siano le bottiglie di queste qui dietro. No, no, tutto è pieno, tutto è pieno, tutti i nuovi arrivi del Vecchioni Caffè. Parleremo poi di Bitcoin e anche di Amazon, Sì. che aveva parlato di quello. Comunque, Un attimo e arriviamo su sì, tutto. Un attimo, Lega dai, all'attacco, Franco riferirà alle Camere. Cosa succede? Comunque, per chi non avesse seguito il discorso, scusate, allora. UniCredit ha deciso di accettare le pressioni che venivano da ambienti finanziari e aprire un dossier su Monte dei Paschi. È disponibile a ritirare solo il buono e lasciare tutto il gramo, quindi gli NPL e le cause civili Il famoso allo concetto Stato. della bad company Esatto, Bad Company sarà dello dello Stato Stato e Good Company se ne becca a un UniCredit. euro, No, si come becca aveva 3, fatto in San si Paolo becca con... anche 3 Ah, miliardi di crediti di imposta. Così hanno chiesto. Quindi, 3 miliardi di credito di sì. imposta, però. Perché hanno delle spesucce per integrare il Monte dei Paschi, allora. Sì, poi ci sono gli esuberi, si parla Esatto. di come primo esubero proprio la cancellazione della Non ne sede parlare. principale. Non ne parlare di esuberi. Adesso la Vabbè, proposta principale che ci potrebbe sono. anche rendere contento Letta che deve candidarsi è lasciare la direzione generale del distaccamento, quindi della branch di UniCredit lì a Siena, quindi tenere tutti i mangia per niente lì a No, 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 continuare, però no, Orcel non ci Draghi sta, non è ma disponibile. neanche Orcel ci sta. Tenersi una roba del genere, tanto più che lui è intoccabile in questo momento, quindi i partiti gli fanno un baffo, ha un incarico pluriennale, quindi non gliene frega niente. Ho paura che ci sarà un po' di Vietnam, di guerra. Ovviamente Franco, il ministro delle finanze, vuole vederci chiaro, vuole sentire UniCredit, però vuole andare avanti senza seguire i discorsi della politica. Parte anche il semestre bianco, quindi dà meno armi al PD per minacciare il E governo. come fa? Sì, Rischia l'elezione eletta. Se non riesce a modificare la situazione, pensa te. vabbè, allora, Salvini, intervistato dalla nostra giornalista, unica vera giornalista che è andata, adesso hai capito perché è andata a Milano Marittima. Chi è questa? Ah, Jenny, sì. Jenny è andata perché voleva incontrare Salvini e Vespa. Vespa Ah, ecco. per il libro, che... Salvini per la politica. e Salvini per la politica. A Salvini pare abbia fatto anche occhi dolci. La Lei? Jenny. 300 voti. Non è abbastanza dotata. 300 voti. Sono Che pochi. 3.000? 3.000 voti per farle leggere, pensa se abbiamo Jenny in Parlamento. Sarebbe, allora, tu gli fai da consigliere, io da portaborse, anche un po' da autista, a Un po' turno, io d'autista. e te, ma sai che ci sistemiamo? Magari. Quindi, no, Va ma bene. parla pure di quello, perché poi arriviamo al vaccino. Tra Mojito e ultimato, Salvini, basta sbarchi o usciamo dal governo. Sì. Continuano a prenderlo in giro perché è di nuovo Milano Marittima, Non si sede risolverà. del Mojito Day di 2 anni fa. Non si risolverà nulla perché comunque ho detto, Ma la no, no, no. magia è stata messa lì per farne venire il più possibile, quindi manterrà. Poi parleremo anche dei notav e della capacità della Lamorgese, e lì c'è da ridere. Quindi, se non hai più notizie di quel tipo, volevo. No, Salvini leader, la Maria Stella Gelmini dice non basta la destra, la provincia, gli insegnanti si vaccinino per evitare la DAD. Vabbè, insomma, gli insegnanti faranno. Vaccinati sopra quota 60%, vaccinati con doppia dose dai 12 nella popolazione dai 12 anni in su, sono oltre 32 milioni che hanno completato il ciclo e saranno abbastanza
coperti, diciamo, se non altro dovrebbero avere meno conseguenze gravi. Pfizer e Moderna ovviamente aumentano i prezzi dei vaccini nei contratti con l'Unione Europea, essendo solo loro due a negoziare, non avendo concorrenza, aumentano i prezzi, ovviamente. Due euro in più al vaccino e... Vabbè, insomma, non vuoi dargli un pourboire? Esatto, qualche miliardo di pourboire. Allora... Tra l'altro abbiamo un problema, scusa, che c'è solo una cosa. Sì, prego. C'era fino alla scorsa settimana i Novax usavano la Gran Bretagna come paradigma dell'errore, delle falsità dette sui vaccini. Ebbene, il Regno Unito stanno guarendo, stanno diminuendo tantissimo i contagiati, il mercato si è tutto aperto e stanno aumentando i guariti. È bruttissimo, come fanno questi ad andare in giro a spaccare tutto in nome dell'Inghilterra e di Israele? Va bene, guarda, allora ormai ci sono queste tre categorie: i Novax, i Bovax, sì, Bovax. E i Sivax. Sì. Allora, tra i Novax cattivissimi, hai letto di... Quelli che io non capisco sono i Bovax. Allora, ancora ieri sera parlavo con un amico, dice: ma guarda, mio padre ha 82 anni e non riesco a fargli fare il vaccino. Dice: ma come non riesci a fargli fare il vaccino? Dice: no, piuttosto di farsi portare a fare il vaccino si è fatto venire la febbre, si è fatto venire la dissenteria, insomma ha avuto tutta una serie di guai non precisi. Buongiorno alle nostre amiche del Gulliver. E ecco, eccole lì. Abbassa la telecamera, eccola qua. Eccole lì. Buongiorno. Bene. E quindi diceva: ma noi fratelli siamo tutti preoccupatissimi perché non riusciamo a convincerlo in nessun modo. Abbiamo provato a minacciare che non vedeva più i nipoti, le cose. Scusa, Domenico, ti perdoniamo, ma giusto oggi, però perché sei arrivato tardi. Ma Domenico, con tutte le stelline che ci ha dato, però, può fare tutti i ritardi che vuole. Le stelline che ci ha dato, ancora grazie delle stelline, sì. Se ne vuoi mandare delle altre, noi siamo qui. Chiunque le mandi è benvenuto. È benvenuto. Ma scherzi, viene un po' in ritardo perché... arriverà dal mare, dove non ci sono code, mi hanno detto che non fai coda se vai al mare. A me piace avere gli amici tutti presenti, no? Sì. E quindi sì, ci sostenete, altrimenti la mattina alzarsi alle 6 tutte le mattine, così se non fosse per incontrare degli amici come voi, chi ve lo farebbe fare? Lo so che tu sei un po' così, però sei un po' possessivo, io invece sono più... Liberal. Ma poverino, se lui da Vercelli, lui abita a Vercelli, Se è andato per sbaglio al mare in Liguria, ma deve prendere le arrampicate, cioè deve avere i... sull'Appennino per... Sì, no, ma arrampicandosi proprio, cioè dicono che ci sono situazioni che hanno dell'impensabile, proprio perché veri geni sono quelli che hanno dato, i veri geni, i soldi indietro ai Benetton. Certo, come liquidazione. Non potevano farne meno. Non potevano farne a meno, ma potevano bloccarglieli dicendo: siccome ci avreste poi un debituccio, dopo, no? Niente. Poi, sempre quei grandi geni avevano mesi e mesi dove siamo stati in lockdown. Certo. Per fare i lavori nelle gallerie, certo, eccetera. Ma non avevano ancora deciso quale. Inizia a farne. Buona notizia, sembra che il blocco completo dal 6 al 23 che avevano presentato sull'autostrada non verrà fatto completo. Potranno fare i lavori, casualmente con tutte le proteste che hanno subito, potranno fare i lavori anche con solo mezza carreggiata. Ma va. Sono capaci. Ce la fanno, sì. Però, la roba veramente... Ma lavorano anche di notte? Dicono turni sì. su tre turni? Sì, assolutamente. Vabbè, speriamo. No, io sono fiducioso di tutti questi... Chi promette sempre? Io sono fiducioso. Per esempio la signora famosa qui di Alessandria ha promesso che ormai farà sfracelli al Marengo Museum. Ma non solo lì, ma fa tutto. Perché il crescere insieme deve gestire tutta Alessandria, gli eventi di Alessandria. Ah, tutti? È una specie di prolocco,
come finalità. Mancando la pro loco è la pro loco. È la pro loco. Ah. Come attività, ecco, deve creare 20 manifestazioni. Che bravo che sei. Però, quindi fa concorrenza ad Ascom e... No, è un'altra cosa. Loro sono... No, ma per gli eventi. Ma quelli sono degli eventi legati al commercio. Lei deve fare eventi anche all'agricoltura, anche al... A tutti. Dei belli eventi, non so, le sfilate, ecco. Cose che piacciono a l'ARPA. Tutti. L'ARPA. Questa era l'ultima uscita, ok. Attacco da allora. Hacker che hanno attaccato il sito della Regione Lazio, chiesto riscatto per sbloccare la situazione. E, sono tanti soldi, qua poi c'è un'analisi sul pagina 19 del Corriere della Sera, le gang degli hacker, come lavorano, come sono nate, come si sviluppano. Prego. Beh, in Indonesia se ti vaccini ti regalano una gallina. Sì, è vero, una gallina viva, ragazzi. Okay. Quella gallina lì fa le uova, eh. Che tanta roba, Porca miseria. $100 in America e palestre gratis in altre parti del mondo. E invece in Italia se tu fai lo sconto... A Bucarest è grigliata per tutti. Se tu in Italia fai lo sconto, scrivi su internet che fai lo sconto a chi arriva lì ed è già vaccinato, ti minacciano di morte. I Novax, avete saputo che i ristoratori che hanno parlato hanno detto di essere disponibili alla riforma, alla richiesta di Green Pass nei loro locali, anche magari solo offrendo uno sconto a chi beveva del vino essendo vaccinato, hanno ricevuto denunce bestiali, sta intervenendo la Digos a identificare i leoni da tastiera che li hanno minacciati. Tutto questo per dimostrare che i Novax sono della forza dei No Global, quindi le teste sono quelle. Io sono alla politica estera, non so tu come sei messo. Io sono messo che vado a prendermi una birra in Israele, la gallina in Indonesia, $100 negli Stati Uniti, poi pare che ci sono viaggi scontati, lotterie, insomma io faccio un giro. Mi faccio dare, io gli dico, poco, sì. Poco dappertutto. E così ti danno un poco dappertutto, ti danno le penne della gallina, ti danno il biglietto di viaggio ma non il viaggio. Bello. Bello. Tu parlavi di Donaldo. Donaldo non è mica ancora allontanato dalla politica. No. Ha già raccolto dall'inizio dell'anno 102 milioni di donazioni per prepararsi a tornare. Porca miseria. Quindi ragazzi, lo vedrete ancora arrivare. Direi che nell'attesa di Donaldo, visto che sono le 8.02, potremmo, cosa dici, aspettarlo bevendo un ottimo caffè del fanciotto, l'unico caffè che odia la misticanza. Tac. Perché odia la misticanza? E non gli piace. Non si abbina, lui dice no, io con la misticanza non mi trovo bene. E invece secondo te quelli che frequentano la Crosspot la misticanza la mangiano? Sono belli snelli, guarda che... Sì, però... Vanno giù di proteine... Non tutti, perché ci sono due negozi. Uno è athleisure, quindi uno che deve essere un po' elegante e la misticanza la mangia, un po' snello. E poi c'è quello veramente degli uomini veri, quello degli sportivi veri, e lì magari mangiano bisteccone di carne. Crumbling. Esatto, no? Esatto. Ricordatevi che in Piazza Genova... Arrampicata su roccia... In Piazza Genova all'angolo con Via Pontida, quindi sono i due negozi migliori di Alessandria di articoli sportivi. Come la miglior concessionaria per servizio e qualità è Resica, Spinetta Marengo, Nissan, Hyundai, Volvo, i marchi trattati, si sta espandendo anche in altre marche ma in altre zone, come voi andate a Spinetta Marengo e troverete tutto quanto vi serve, anche tanto usato garantito. Mentre non è usata ma è tutta freschissima è la carne della bottega della carne piemontese Lì. In Piazza Marconi, grandi piatti anche estivi, il roast beef meraviglioso, esatto. e tanti altri, tutto per le grigliate, esatto. Grigliate che se andate da Boido potete prendere i nuovi Lotus per fare le grigliate anche sul tavolo, così, sì. In amitié, no? Esatto, questo è il sito www.coltelleriaboido.it, poi andate in via San Lorenzo ad Alessandria. Tutti i coltelli per la grigliata, tutto quello che serve per la grigliata
da Boido c'è. E cosa beviamo con un'ottima grigliata, un rosé, un acquisecco, un acquisecco, perché noi adesso vogliamo farvi assaggiare l'acquisecco. Fallo venire un po' in qui perché è un po' fuori dalla ripresa. Ah, scusami. Track, allora, acquisecco. Acquisecco della cantina di Fontanile. Fanno le consegne gratuitamente alle sande. L'acquisecco è meraviglioso, ma hanno anche provatelo. Hanno anche altri vini bianchi, mossi o fermi, e anche dei rossi che ne vale la pena. 0141 739 179 se volete sentirli. Poi hanno una bellissima sala degustazione e tanta roba da un grignolino buonissimo. Esatto. Ed ecco che ci ha raggiunto, che ecco, buon agosto anche a te. Buongiorno Elisa, buon agosto, sì. Questi ragazzi non vanno in ferie perché vogliono stare con noi. No, queste ragazze vogliono stare con noi. Vogliono stare con noi e portarci a Misticanza, devono farla andare, c'è Riccardo allora, che va tutti i giorni. E... Allora, cosa c'è di buono oggi? Allora, solo Misticanza, no, aspetta. Allora, abbiamo la rullata di coniglio, ripiena di scampi e spinacio, con verdure arrosto e salsa verde. Cioè... il coniglio con gli scampi. Sì, è una cosa particolare ma molto. Sarà sicuramente l'abbinamento perfetto, perché sono bravi qua. È una roba che ovviamente lo chef Riccardo ha pensato, no? Sì. Bravo. Ecco. Sto ragazzo merita, però. Tanta roba. Lo trovate da mezzogiorno alle 14.30 qui al Mecchioni Caffè in via Ken, oppure la sera dalle 19.30 in poi, quando si serve la cena, però alla sera dalle 19 in poi ci sono anche gli aperitivi, che a Mecchioni Caffè, vorrei dire, sono da provare. Sì. E sì. Le ragazze, voi comunque chiedete a mezzogiorno il piatto di Elisa, che andrà finito subito, però posso abbreviare anche a Eli? Sì, ovvio, anzi preferisco. Preferisci Eli? Allora il piatto di Eli? Sì, esatto, probabilmente perché chiediamo prima. Metti mai che gli mette due foglie di insalata assieme. Mamma mia, fa male. Veleno. E comunque chiedete quello, poi alla sera avete anche il resto del menù, ce l'avete anche a mezzogiorno, che vi permetterà di godere tutto quello che sanno fare. Grazie Eli. Grazie a voi. Grazie. Grazie mille. Così siamo. Ma sai che il caffè oggi è diverso. Cambierà tempo. Quindi se lei mi ha messo sto dubbio, devo andare a vedere subito. Che cosa? Il tempo. Le previsioni danno un tempo non bello, nella settimana, verso la fine settimana, però arriveremo ai 30 gradi. Ma oggi non piove. No, però non fa caldo. Domani invece sì. Ma sì. Più verso sera. Sì, dopodomani sì, ma più verso le 10 del mattino. Sì, dopodomani... Però avevano anche detto che sabato e domenica ci sarebbe stato il finimondo, invece per fortuna un po' di pioggia, tolto uno scroscio, insomma, di una decina di minuti, no? 15. Sì, forte, ma niente di forte, ma non pericoloso, un po' che girasse in grandi, invece no. Ha resistito. Buongiorno Cristian Palmiere, oh benvenuto, bentornato, buon lunedì anche a te. Sì. Come mai Cristian ti segue un po' ovunque? Siamo amici. Sì, ho capito, però facciamo non è che vuol venire qui al mio posto ad agosto. È uno simpatico. Invitiamolo. Cristian, quando vuoi venire, sai che il posto qui per te c'è sempre. Quindi non... L'Italia è sotto lo scacco dei piromani. Ora... Butta gente. Io dico solo una cosa. Possibile... che con tutti i mezzi che abbiamo, le situazioni che abbiamo, eccetera, non si riesca a prendere questi, non saprei neanche come definirli, mi viene proprio un termine bastardi, perché distruggere tutto in questo modo, e tra l'altro per la prima volta in modo massivo anche vicino alle case, cioè sia in Abruzzo che a Catania che a Palermo, a Pescara, sì, Abruzzo intendevo Pescara, certo. Cioè veramente, veramente brutta questa cosa, sì. E, non so, per essermi... Sì, gli interessi sono sicuramente economici. Come mi ci sono trovati in una situazione... Follow the money, sì. Sicuramente. Mi ci sono trovato in una situazione del genere, sarebbe sempre meglio, come si suol dire, non,
non averci a che fare. Il fuoco ha una velocità. Volevo ragazzi... salutare Simo Belle 86 che ci segue su, su Instagram e 61 Mola. Benvenuti. Ah, hai capito? Eh beh, dobbiamo salutare un po' tutti, no? No, no, certo. Quindi, quindi sì. Abbiamo visto questi, questi pennacchi di fumo. Tu dici, allora, ti chiedi perché non possono prendere questo o impedire che diano fuoco. Tu, qua sì. E tutta l'Italia andare a trovare i boschi, quelli che accendono i fuochi in tutta Italia è difficile. Ma tu sai che la Val di Susa è lì e i delinquenti, questi centri sociali, arrivano lì a fare dei, dei danni, no? Non puoi arrestarli già mentre arrivano, cioè c'è gente che arriva con dei bastoni e delle, delle bombe carte, li arresti prima che arrivino lì, no? Certo. Ecco, perché non lo fanno? Perché non quindi, c'è controllo? Perché la Lamorgese, perché la Lamorgese è uno è sempre. Perché non c'è controllo? Cioè, lascia stare sta povera la donna. Adesso te la prendi con lei. Guarda, cioè, che è andata via Tortellina, mandato, adesso te la prendi con lei. Ha mandato migliaia di. Ma è possibile che noi dobbiamo sempre avere un nemico al governo? E stiamo un po' tranquilli, no? Facciamoci le vacanze di estive, poi da settembre vedremo. Beh, se proprio dobbiamo prenderci. Però, ma non puoi sempre trovare. E avevamo appena finito con come si chiamava Tortellina? De Micheli. Ecco, avevamo appena finito con lei. Non Paola c'era... De Micheli. Sì, non c'era arrivata per sbaglio neanche una querela. Adesso abbiamo Papiro, eh? Eh? Adesso abbiamo Papiro, ho scoperto... Chi è Papiro? È quella, quella deputata del, del 5 Stelle. Ah, sembra. quella lì ti... Quella mia, adesso, adesso l'appunto perché mi interessa. Antonella Papiro, adesso voglio capire che competenze ha. Adesso siamo rovinati, ragazzi. Sappiate che adesso per due mesi parleremo solo più di Antonella Papiro, che fino a ieri non la conosceva nessuno. Ma nessuno. Adesso che ha preso posizione forte contro la riforma della giustizia, voglio capire che competenza ha. Perché vuole essere ricordata. Ecco. Comunque. Allora, torna la guerriglia anche in ottava. Ma uffa, ma che barba. Ma allora, tra l'altro vanno avanti con sto cantiere o. Vanno avanti, per quello che questi si danno da fare. Sganga, candidata a sindaco di Torino, non si schiera. Ovviamente i 5 Stelle sono a favore di questi delinquenti che vanno a spaccare tutto. Condanna da Milano e lo Russo, quindi centrodestra e PD sono contrari. I 5 Stelle sono a favore di questa gente che va a tirare le bombe, quindi ricordatevi quando dovete votare, Appendino ha detto violenza illegittima, però i 5 Stelle non si espone, non prende posizione, sono... Eh sì, perché aspettano sì. Che succeda il papocchio, no? Sono di loro. Il giorno che poi succede il papocchio, allora poi loro si dicono esterrefatti. Sì, sì, no? Infatti. In campo Lamorgese, allora siamo ben messi. Se interviene lei abbiamo risolto il problema. Sì, invece di dire inaccettabile, che andassero a prenderli tutti, no? Ma scusa, Cali, le truppe speciali dall'alto. Ma non è all'interno di una città, è in una valle. Sì. Allora deve arrivare in qualche modo, no? Certo. E arrivano generalmente con l'auto e sappiamo anche che loro sanno dove vanno a parcheggiare queste auto. Certo. Semplicemente. Quando arrivano si fermano con le auto, tu gli porti via l'auto e li aspetti, quando arrivano li identifichi se sono stati tra i violenti che hanno attaccato la polizia, li arresti, cioè semplicemente, non è che basta volerlo, le cose, se fosse un evasore fiscale andrebbero a cercarlo perfino nel conto corrente che ha a Dubai, perché non vanno a prendere questi che arrivano con la macchina, dai. Ecco, allora... Abbiamo un problema nuovo in ambiente, perché l'ambiente ormai, l'abbiamo visto, è martoriato. Dopo la grandine, dopo la grandine fuori misura, extra-large, che se ti becca ti rompe in due, abbiamo visto dei blocchi di grandine grossi così. Sì, dammi la telecamera, sì. Eh? Dammi la telecamera. Ce li hai? Sì, sì. Ecco. Basta chiedere. Cioè... Adesso è, se in vacanza ci mancherà l'acqua, è colpa del sale marino finito nelle falde. Guardate, questo, se vi prende in testa una fare del genere, direi che siete belle panate. Siete rovinato, siete panate. Mamma mia, ragazzi. Quindi, non stiamo scherzando, è proprio una roba... No, è una roba pericolosa. Così. Una roba pericolosa. E l'ambiente allora, si sta lamentando.
Però ho letto un ragionamento, sì, di un esperto storico che, se tu calcoli, ha fatto un'ipotesi che mi ha impressionato particolarmente. Se noi calcoliamo la storia del mondo e la riassumiamo in 24 ore, l'uomo arriva alle 23:46, quindi praticamente alla fine della storia del mondo, quindi tutto il resto è stata evoluzione, e l'inquinamento così grave arriva alle 23:59, mi sembra 40 secondi. Quindi noi non possiamo aver cambiato il mondo così tanto, secondo questa teoria, in quanto siamo, è da troppo poco tempo che siamo qui ad inquinare. Abbiamo solo... ci abbiamo messo del buono, Sì, però, senz'altro, però abbiamo solo enfatizzato una curva ciclica del clima, che nei milioni di anni che sono stati nel mondo, secondo questa teoria, si è ripetuto anche in passato. Sì, devo dirti che tantissimi anni fa, e questo lo ripeto così perché me l'hai fatto venire in mente, un geologo che stava studiando, io facevo il militare a Teramo, e questo stava studiando, stavano facendo i carotaggi per l'autostrada Teramo-Roma, Teramo L'Aquila Roma e anche l'altra Roma L'Aquila Pescara, e stavano proprio vedendo con questi carotaggi, e si parlava già allora di clima malato, di situazione eccetera. Dal suo punto di vista dice: l'uomo è così presuntuoso di pensare di poter cambiare in breve tempo quelli che sono movimenti di milioni di anni. È altrettanto vero che l'uomo però ci ha messo del suo in maniera determinante, ampia, sì. Però allora, a fronte di questo io non so cosa dire, so solo dire che come i bombardieri USA si sono un po' ritirati dall'Afghanistan, anche se ieri hanno dato di nuovo una piallata. Fammi capire, c'è una liaison abbastanza dura, parlare dei milioni di anni di evoluzione, può dire l'Afghanistan è tanta roba. No, perché anche qui, malgrado tutti ci abbiano provato a togliere i Taliban, non ci sono riusciti. Ci hanno provato i russi, i ceceni, gli americani, tutti gli europei, eccetera. Stanno cominciando... Offensiva dei Taliban nelle città, razzi su Kandahar, Kabul... invia soldati, e Kabul invia soldati e Herat. Stanno cominciando ad applicare la dottrina musulmana. Ecco, questa è la cosa che stanno cominciando ad applicare la dottrina musulmana, stanno chiudendo le scuole delle ragazze, stanno obbligando di nuovo le donne a chiudersi in casa, uscire solo coperte come delle bestie. Ecco, questi sono i musulmani. Volevo rispondere intanto, innanzitutto volevo dire due cose. Primo, che se nell'estate volete mangiare bene dovete andare a Bistro Kabul, presso l'hotel Due Rossi in via Cavour ad Alessandria, dove i piatti sono fantastici e il prezzo è assolutamente concorrenziale con un servizio di primo ordine. Volevo anche ricordarvi che nelle sere d'estate, magari il venerdì sera, a Villa Guazzo Candiani a Olivola c'è The Double, quindi la possibilità di godere di questo paesaggio meraviglioso, di questo parco meraviglioso, e venire la sera da noi ad ascoltare dell'ottima musica mangiando dei piatti cucinati dalla sapienza dei Bue Rossi. Certo, quindi, ragazzi, dello staff esatto, ne vale assolutamente la pena, come ne vale la pena di andare da Coscia se dovete arredare la casa, non solo per le cucine ma per tutto il resto dell'abitazione. Potete trovare quanto di meglio offre l'industria mobiliere italiana. Volevo ricordare anche che quanto di meglio viene offerto dal settore immobiliare lo potete trovare da Giorgio Repetto, che è in via Totti all'angolo con via Piacenza, 347 45 15 17 6 per prendere un appuntamento e accedere ai suoi locali in maniera assolutamente sicura. Ricordiamo ancora la Cascinotta è l'agriturismo nel Monferrato, che sta tra Oviglio e Maso, davanti al castello di Redabue. I giovedì sera meravigliosi con The Double, quindi si può venire a gustare le sue tapas con la musica di The Double, una serata assolutamente
piacevole e senza grossi problemi. Ricordiamo che per prenotare 351 560 8575, ripeto 351 560 8575. Ho dato una notizia importante, diamola dopo che io ho ricordato che la CIA è aperta, il CAF della CIA è aperto tutta l'estate, se avete bisogno per le vostre dichiarazioni dei redditi, reddito di cittadinanza o ISE per esempio, vi faccio degli esempi, potete rivolgervi a loro, non sono limitati all'accesso per gli agricoltori, ma è per tutti, quindi chiunque voglia avere un ottimo servizio fiscale si può rivolgere a loro. Mentre mi scotto probabilmente andare in ferie a cavallo di Ferragosto, ma potete già prenotare i vostri dolci e le vostre torte per tutte le festività che avrete a settembre, perché lei è bravissima, è veramente un artista e tra l'altro dà dei gusti alle sue produzioni eccezionali. Prego, caro. Posso andare? Assolutamente sì. Allora, è una notizia che ho in anteprima. Sì, poi devo dare una risposta a Giorgio Repetti. Vabbè. Bernardo vuole prendere sia Olivola che la Cascinotta. È logico, ma dove siamo noi? Sì. Ci sta tenendo d'occhio. Ci sta tenendo d'occhio. Sì. Allora, io direi una cosa. La portiamo avanti noi la trattativa. Sì, si può fare. Eh? Si può fare. Poi ne parliamo con i due interessati. Sì. Prendiamo una posizione. Anche perché lui da una parte con Generale Agricola, secondo me qualche... No. Di Generali non è niente, ma metti portafoglio una briciola lì, una fiche non l'ha buttata. No, lui sta facendo tutto sul... Tutto sul lusso. Tutto sul lusso, sì. Tutto sul lusso. E infatti Tiffany, Pinarello, Sephora, Moët Chandon, Louis Vuitton, Céline, Loro Piana, le Parisienne, Kenzo, Givenchy, Fendi, Bulgari e Acqua di Parma. Poca roba. Gli manca proprio la BC. Gli manca la villa nel Monferrato e la riserva di caccia. La riserva di caccia, sì, quella magari avrà anche in qualche suo palazzo, qualche sua villa. Ha solo 72 anni, quindi è un ragazzino. Sì. È l'uomo più ricco d'Europa e quindi è un pianista, non è come Melchiori Caffè, no? Cioè, no, abbastanza. Non, ha detto anche che avrebbe un interesse sul caffè del Franciotto. Del Franciotto, sì. È il Franciotto che non si trova in lui. Cioè, lui Franciotto non accetta tanto il nome Franciotto, dice ma perché Franciotto? Vecciotto non sarebbe meglio sì. con i 72 anni, certo. Caffè del Vecciotto, e adesso volevo chiedere al nostro amico Alberici se può fare qualcosa. Fare qualcosa, sì. Un caffè che sappia di muffa. Ma no, insomma, un po' per gli anziani, così, agreeable. Agreeable. Allora, guarda che anche Giorgio è entrato nel club e tu a te non manca siamo molto. Siamo entrati nell'economia e rapidamente rispondiamo a Giorgio Repetto. Dunque, Tesla aveva annunciato circa un mese fa che avrebbe accettato pagamenti delle auto in bitcoin che ha fatto più 18% in 5 minuti, poi è andato su fino ai massimi storici, $40,000 l'uno, poi dopo una settimana Musk ha detto che non avrebbe più accettato i bitcoin perché erano troppo per produrli e si consumava troppa energia, per cui si andava a inquinare ed sono ripiegati subito del 20% in 5 minuti. La stessa cosa Amazon, è girata a voce che stesse programmando di accettare Bitcoin o comunque criptovalute per gli acquisti online. Bitcoin subito salito nuovamente di un 10-15%, quando poi è intervenuto veramente la banda di Bezos per dire che non ci stavano pensando veramente, che era solo una fake news, di nuovo è calata di un 15-20%. Due cose: primo, non comprate Bitcoin come investimento perché è pericoloso, è pericoloso, non c'è un sottostante, esatto. Non c'è un paese che garantisca come moneta, quindi... Secondo, io andrei a indagare su questi che fanno girare queste voci e magari li indagherei per aggiotaggio, perché se io... Di che? Aggiotaggio. Ah, certo. Se io vado a dire che Riccardo vuole solo più pagare in bitcoin fa più 100%, poi il giorno dopo
siamo d'accordo con lui. Lui va a dire che invece di Bitcoin non ne vuole sentire parlare, il Bitcoin va giù del 50%, io in un giorno ho guadagnato un capitale infinito. Per cui bisogna anche stare attenti a queste notizie, non le beh, date... certo che se vendo sulle... cioè se compro e guadagno sugli acquisti e guadagno sulle vendite, siamo capaci tutti, no? Intanto fai subito 20-30% in 10 minuti, quindi non è che sia una cosa, sì, un investimento. No, perché è tutto molto veloce, no, in quel state mondo. Molto molto attenti. Bitcoin si parla, ecco, collaterale, sta parlando, l'Inghilterra sta studiando una sorta di Bitcoin che sarebbe, secondo le loro idee, una stable coin, quindi ancorata a qualche forma di sottostante, per svincolarsi dall'andamento della sterlina sui mercati internazionali. È da valutare, però se interviene uno Stato, quindi ti impone un qualche parametro di valutazione, potrebbe andare bene. In questo momento Bitcoin non è parametrato nulla, per cui le notizie di stampa lo fanno valutare. Allora, io vorrei solo dire una roba. Scusa, che... l'euro digitale è quasi pronto, ma contante si vincerà così. Sì, l'euro digitale è quasi pronto, quindi un bitcoin nostro praticamente. Il bitcoin europeo, banche centrali sono a buon punto sulle divise virtuali, ora la scelta se lanciarle è, o no è politica. Ecco. È un problema perché comunque fa passare la gente, voi calcolate anche una persona di 90 anni o una persona che non abbia un reddito abbastanza, per cui le banche non gli aprono un conto corrente, togliergli il contante lo condannate a morire di fame. Questo è un esempio banale, poi... Ecco, devo dire che con un trattamento veramente eccezionale, cosa che non avviene quasi mai, la stampa fa addirittura un inserto, guardate, un inserto con tante belle paginette, e che cosa vi racconta? Buone vacanze! Ma la carta costa, ma la paghiamo noi. Guarda quando pubblicità qui dentro. Vabbè, Martini. Vabbè, gira. Niente. Niente. Poi? Se non quella che poi... L'ultima della pagina c'è, lì c'è una pagina intera. C'è... Poi c'è un'altra pagina intera. Ciao ticket. C'è un piede intera di pagina dell'altra parte. Qui c'è un piedino di vini. Qui di nuovo concerti, insomma, situazioni, sverniciatura legno. È una pubblicità locale, quindi hanno allargato la pubblicità locale, hanno venduto queste pagine e sono pagati. Voilà. Le app utili come strade, eventi, spese, come restare spiazzati. Tu resti spiazzato? No. Peccato. Dalla luce alle piante, così la casa resta al sicuro. Ma no, ma veramente, ma... Ma guarda che ci sono delle robe che gridano vendetta, ma come vi permettete di prenderci in giro? Boh. Ma come vi permettete? Ma io veramente sono di più che allibito. Devo dire, visto abbiamo che... ancora 2 minuti per parlare di sport. Sì, volevo parlare di sport veloce. Devo dire, bravissimi i due italiani sul catamarano, la 34enne Mariana Banti e Ruggero Tita, 29, di Rovereto, hanno regattato in maniera meravigliosa. Una medaglia non si può nella, la classe si chiama Nacra 17, sono questi catamarani leggerissimi, vanno come delle spie. Ieri poi è passato... Hanno la medaglia comunque, dovrebbero fare la finale. Sono già argento, ma potrebbero diventare oro. C'è un'ultima giornata di gare. Poi abbiamo, purtroppo, i ragazzi da 4% mista sono passati, avendo vinto solo il bronzo, sono passati in seconda fila, poverino. Ieri. Finalmente il toro si sta ormai acclamando, diventando una grandissima no, capivo
Non ho capito, grandissima cosa. Una grandissima, no, basta così, una grandissima. Mamma mia. Penso che avrà una buona stagione nuovamente, no? Ho letto che Juric si fa squalificare, cacciare dal... Chi? L'allenatore. Perché è un po' nervoso. Infatti, quello che intendevo io. Quella è la situazione attuale del Toro, vabbè. Allora, qui ecco, tutti a dire... L'Alessandria è un po' come il Toro, comunque sembra, perché Longo sta chiedendo nuovi rinforzi per l'Alessandria, perché è interessato, e dovete tenere presente che a fine della campagna acquisti, con i contratti già in essere, l'Alessandria aveva 40 giocatori da pagare, 40, e l'allenatore ne sta chiedendo degli altri, quindi mi sembra che... Così, non vorrei fare commenti, perché... Tra l'altro 40 giocatori con dei contratti faraonici per la categoria, quindi oh, vabbè. Sono problemi di niente, poi notizie locali. Funivia domani pariti sul Motorone. Allora, scusa, volevo darti una notizia. Parlavamo di Villa Guasto Candiani, che è di proprietà di Gen Agricola. Sì. Che ha fatto un fatturato nel 2020 di 10,6 milioni di euro, nel 2019 era 14,9, calato del 28%. È calata sia per la parte residenziale sia per la parte... No, qua stiamo parlando proprio solo prodotto. Della produzione vinicola, c'è qua un'analisi della produzione vinicola. Esporta il 32% del suo fatturato, certo. Con 3,4 milioni, e produce 2,8 milioni di bottiglie, 900 ettari di proprietà, è quella che ha più ettari di proprietà in Italia, delle eccellenze, ed è al 103esimo posto nel fatturato. Vedi? Bene, bene, bene. Bravi, efficienza. Bene, a noi piace questa cosa. Sì. Allora, pensa che si piace questa cosa. Il Grignolino si adegua al mercato, ma anche ai cambiamenti climatici. Un grande vino, secondo me è un vino piacevole per l'estate. Davvero fresco. Allora ragazzi, noi vi ringraziamo di essere stati con noi, domani mattina saremo nuovamente con voi con nuovi ospiti e cotillon. Vi ricordo che il turista non vuole pensieri. Il ricco è ricco, e se volete sentire Bollani potete andare a Plumpin Lun l'8 di agosto. Ok, ciao. Ciao.